Popolo di nerd, miei iscritti tutti e popolo tutto di YouTube, ben ritornati ancora una volta su Master J Tricks. Allora, l'estate diciamo che è praticamente finita e quindi mi sembra il caso di tornare a ricaricare video su YouTube, insomma. Quindi più o meno da ora in poi inizierò a caricare regolarmente, o quantomeno quando mi sarà possibile, insomma, video su YouTube. Vi annuncio già che ho del materiale già pronto e caricato già da quest'estate, perché comunque anche se voi non mi avete visto sul tubo, io nel tempo libero che ho avuto ho cercato di fare dei video, quindi ci sono già dei video caricati su YouTube che sono pianificati e avranno pubblicazione settimanale. Quindi comunque restate in contatto sul mio canale, perché arriveranno diversi nuovi video. Ho cercato di quantomeno tenere occupato tutto poi il mese di ottobre. Allora, in questo video di oggi vi faccio vedere su richiesta di un utente come poter avviare giochi PlayStation 2 da hard disk esterno. Vi ho fatto vedere tempo fa un qualcosa di simile. Su PS2 e SDL. Ve l'ho fatto vedere però utilizzando una penna USB. Cosa succede però? Che chiaramente su penna USB lo spazio è un po' più ridotto. Poterlo fare da hard disk esterno utilizzando il PS2 SDL risulta un po' più macchinoso, quindi non mi sono neanche stato a cervellare per poterlo fare. Allora, oggi vediamo come avviare backup PlayStation 2 da hard disk esterno utilizzando due programmi. Il primo si tratta di USB Extreme, che è il programma che ci permetterà di caricare i nostri giochi su hard disk esterno. Il secondo sarà un programma anche abbastanza conosciuto per chi già smanetta un po' di più con queste cose, è OpenPS2 Loader, che è un programma che funziona similmente a PS2 SDL e che quindi ci permetterà di poi caricare i nostri backup sulla PlayStation 2. Allora, per prima cosa, prima di iniziare, vi dico che come mia consuetudine quando faccio questo genere di tutorial, caricherò un pacchetto che contiene entrambi i programmi, quindi vi lascerò come sempre il link in descrizione del video da cui potrete prendere il programma ed eseguire tutto il procedimento. Quindi a questo punto iniziamo. Avete il vostro archivio di OpenPS2 Loader e USB Extreme, quindi apritelo e per prima cosa inserite una penna USB. Non importa neanche che sia vuota, inserite una penna USB nel vostro PC come prima cosa e andate, allora si apre la cartella per visualizzare il file. Allora, andate a copiare all'interno della penna USB il file di PS2 Loader, quindi cercate nella cartella di OpenPS2 Loader il file openps2ld.elf, lo prendete e lo copiate all'interno della vostra penna USB, ok? Quindi questa è la prima cosa da fare. La penna USB la potete anche levare, quindi andiamo a scollegare la pennina e a questo punto potete prendere il vostro hard disk esterno. Io in questo caso ho recuperato un hard disk del mio computer portatile, un vecchio hard disk da 160 GB, e l'ho trasformato in un hard disk esterno. Adesso qua ve lo faccio vedere, non so se dalla webcam così riuscite a vederlo. Questo è il mio hard disk esterno, grande 160 GB, che utilizzerò per caricare i giochi della PS2. Quindi a questo punto quello che dovete fare è andare a collegare il vostro hard disk esterno al PC, ok? Quindi colleghiamo il nostro hard disk e quello che dovete fare prima di tutto è andare a formattarlo. Quindi entrate in computer, cercate il vostro hard disk esterno, che in questo caso il mio è G, come vedete. Clicchiamo sul tasto col tasto destro del mouse e facciamo formatta, ok? Allora, in questo particolare caso il file NTFS va bene come file di formattazione, è supportato da OpenPS2 Loader, quindi è già un vantaggio in più. Clicchiamo su formattazione veloce, qui possiamo anche dare un'etichetta, volendo io lo chiamo PS2 Games, ma potete chiamarlo anche Pinco Pallino, non cambia nulla. PS2 Games.
facciamo avvia e lo facciamo formattare. Ricordatevi chiaramente che se avete dei dati sul disco, formattandolo, questi verranno persi. Io l'ho formato, tanto è un disco che è un disco fisso che verrà utilizzato esclusivamente per i giochi PlayStation 2. Attendiamo il termine della formattazione. Perfetto, formattazione completata. E a questo punto possiamo iniziare a utilizzare il primo dei due programmi. Quindi, formattato il nostro disco, andiamo ad aprire USB Extreme. Ok? Quindi apriamo USB Extreme. E prima di fare qualsiasi altra cosa, la prima cosa che dobbiamo fare è formattare il disco al programma. Quindi andiamo nella scheda Disk Format e diamo nuovamente qui Format. Ok? Selezioniamo il nostro disco fisso, che in questo caso il mio è etichettato come G. Ok? E gli do sì. A questo punto farà la formattazione del disco fisso e lo preparerà per accogliere i dati installati dal programma. Ok, allora, una volta terminata la formattazione al programma, clicchiamo su OK e siamo pronti. Andiamo nella scheda Game Installer. A questo punto dobbiamo selezionare praticamente la destinazione dal quale dovremo prendere il gioco e copiarlo all'interno dell'hard disk. Allora, io qui ho un disco di Crash to Insanity, che è il gioco che andrò a utilizzare come esempio per mostrarvi la funzionalità del programma. Vado a prendere il mio disco e lo vado a inserire nel PC. Ma non è necessario che abbiate il disco fisico, può essere anche un'immagine ISO. Le immagini ISO sapete che sono copie di giochi che o create voi oppure andate a scaricare. Detto questo, non mi chiedete altro. Comunque va bene sia un disco fisico, sia questo originale PlayStation 2 o un'immagine ISO del gioco. A questo punto quello che dovete fare è andare a selezionare la sorgente da cui state leggendo il gioco. Quindi il mio gioco in disco, il mio lettore DVD è sotto la lettera E. E poi selezionare il media type. Il media type può essere CD o DVD, dipende quindi su che supporto è masterizzato o comunque creato questo gioco. Crash to Insanity in questo caso nasce come DVD, quindi selezionerò DVD, ogni tanto mi impasto parlando, selezionerò DVD e come hard drive andrò a selezionare G, che è il mio hard disk. Su game name andiamo a dare un nome al gioco, come ci piace. Io lo chiamo Crash to Insanity. Ok. E quando siamo pronti possiamo cliccare su Start. Start Install, clicchiamo sì. E a questo punto semplicemente qui aspettiamo che il gioco finisca di copiare all'interno dell'hard disk. Allora, l'installazione del gioco, come vedete, sta terminando, la barra di progresso è avanzata. Attendiamo un attimino che termini, perfetto. Allora, l'installazione del gioco sull'hard disk, come vedete, è terminata, quindi clicchiamo su OK e come potete vedere qui, nell'elenco è comparso il nome del gioco, Crash to Insanity. A questo punto possiamo tranquillamente chiudere USB Extreme e scollegare il nostro hard disk. Quindi andiamo a scollegarlo e a questo punto ci spostiamo sulla PlayStation 2. Siamo sulla nostra PlayStation 2, utilizzeremo una PS2 modificata con il FrameCBot per poter utilizzare tutti questi programmi. Allora, per prima cosa andiamo ad inserire nella nostra PlayStation 2 la pen USB con all'interno il file ELF di FrameCBot, ok? Quindi inseriamo la pen USB, come vedete ho una camera puntata sulla PlayStation 2 per farvi vedere tutto in tempo reale e andiamo su ULaunch ELF. Andiamo su ULaunch ELF, andiamo in MAS e cerchiamo l'ELF di OpenPS2 Loader. Clicchiamo R1 sul pad, clicchiamo su Copy, torniamo nella directory principale e andiamo su MC0. A questo punto clicchiamo qui R1 e clicchiamo Paste, quindi incolla. Ok, il programma è stato copiato, possiamo resettare la nostra PlayStation 2 e anche rimuovere la nostra pen USB, che in questo caso non ci serve più.
Allora, a questo punto andiamo nel FreeMCBot Configurator e andremo a creare un collegamento per il menu iniziale della Play 2, da cui possiamo avviare in maniera molto più rapida e veloce il nostro OpenPS2 Loader. Quindi a questo punto entriamo nella sezione Configure OSDC's Options, quindi clicchiamo OK. In Configure Item cerchiamo uno spazio libero dopo tutti questi nomi. Possiamo scorrere con i tasti direzionali. L'item 12 in questo caso è libero. Clicco con X e gli do un nome. Lo vado a chiamare OpenPS2 Loader. OpenPS2 Loader. Perfetto, possiamo fare return. Nuovamente qui andiamo su return e ora andiamo su save configuration to MC0. Clicchiamo, le configurazioni vengono salvate e possiamo tornare al browser PS2. Quindi la nostra console si riavvia. Questo per quanto giusto riguarda la prima configurazione, insomma, del programma. Ok, attendiamo il caricamento del OSD e siamo pronti. Allora, a questo punto andiamo nell'OpenPS2 Loader, lo cerchiamo col collegamento appena creato e lo avviamo. Ok, allora si apre il programma. Allora, la prima cosa che dovete sapere su questo programma, andate nelle impostazioni, nei settings, perché sennò diventa un casino. Andate nei settings e selezionate tutta questa cosa che vi dico. Allora, questa prima parte la lasciate così com'è. Scendete su Check USB Game Fragmentation, lo selezionate su Off, ok? Questo praticamente è il controllo della frammentazione dei giochi. Sarebbe meglio che quando voi installate un nuovo gioco su hard disk andate a deframmentarlo per rendere tutti i file più compatti e meglio leggibili dalla console, perché in qualche caso potrebbe il gioco anche non partire. Se non sapete come deframmentarlo, allora ho utilizzato un programma nel tutorial di PS2 SDL che potete andare a vedere, che si chiama HouseLogix Disk Defrag. Non sto a farvelo rivedere qua, andate a vedervi là come funziona il programma e se volete utilizzatelo. Io in questo caso non ho deframmentato il disco fisso, ma il gioco dovrebbe partire tranquillamente. Quindi Check USB Fragmentation, tenetelo su off, ok? A questo punto portatevi sulle ultime tre voci. USB Device Start Mode lo mettete su manual, HDD Device Start Mode lo mettete su manual, Ethernet Device Start Mode lo mettete su manual e Application Start Mode mettete anche quello su manual. Tenete settato tutto su manual, anche se alla fine uno solo di questi vi servirà, che è USB Device Start Mode. Ok? Default Menu, selezionate, avrete tutte le varie opzioni, mettete USB Games come default menu e cliccate su OK. Andate su Save Changes. Ok? Fate back e uscite per prima cosa uscite dal programma, ok? A questo punto, mentre che la console si ricarica, noi andiamo a collegare il nostro disco esterno. A riprova della funzionalità di questo programma, vi apro il lettore DVD, vi mostro che il lettore è vuoto. Andiamo a collegare adesso il nostro disco esterno con il gioco che abbiamo installato poco fa, che in questo caso è Crash to Insanity. Andiamo ad aprire l'OpenPS2 Loader. Ecco, la prima schermata che infatti ci si presenta è USB Games.
Come vedete sotto abbiamo due controlli, uno c'è scritto settings e uno start device. A noi interessa cliccare X per avviare il nostro dispositivo USB. Come potete vedere il gioco all'interno dell'hard disk viene letto, quindi mi rileva Crash to Insanity. Adesso andremo ad avviare il gioco, così vi mostro come funziona molto velocemente. Quindi clicco su X per avviare il gioco. Allora, una cosa da dire è che come PS2 SDL nei giochi i filmati in full motion video saranno scattosi. Questo ve lo ricordo perché è dovuto al fatto che la porta USB della PlayStation 2 è di tipo 1.1 ed ha una velocità di trasferimento più lenta rispetto al lettore DVD della console. Come vedete il gioco si sta avviando e difatti, ripeto, i filmati in full motion video saranno scattosi, ma il gioco in sé per sé girerà benissimo alla grande, quindi voi potrete giocare tranquillamente con il videogioco non avrete nessun problema, insomma. Chiaramente è una soluzione molto buona se volete risparmiare un po' spazio sui CD, se magari avete il lettore della PlayStation 2 rotto, roba varia, insomma. Ok, infatti come vedete questo è il video di intro di Crash to Insanity che va a scatti, ripeto, per via della porta, ma lo posso skippare e vi mostro quantomeno che il gioco in sé per sé funziona molto bene. Come vedete la mia videocamera è sempre puntata sulla PlayStation 2, vedete che l'hard disk sta lampeggiando e al lavoro, quindi il gioco sta caricando dall'hard disk esterno. Ecco qui. I giochi di PlayStation 2 sono sempre lenti, non mi ricordavo di quanto fossero lenti a caricare. Caricamento in corso. Ecco, magari poi deframmentando l'hard disk il caricamento dovrebbe essere un po' più lento. Come vedete il gioco parte, vado a skippare l'introduzione, facciamo subito una nuova partita. Continua senza salvare, non me ne frega. E andiamo ad avere, ecco, vedete, questo è uno dei filmati in full motion video che, come vedete, vi faccio vedere, scatta. Ricordo, questa cosa è normale con questo tipo di operazioni, ma io salto il filmato e parto sul gioco. Qui siamo nel gioco vero e proprio e come vedete io sto giocando e il gioco vero e proprio vedete che funziona alla grande, va benissimo, no? Come potete vedere qua il gioco in sé per sé va alla grande. Questo intanto è Cortex, va bene. Comunque, questo è un po' il funzionamento di tutto il programma. Qui posso richiudere e avere la mia console. Spero che il tutorial sia stato abbastanza chiaro per tutti voi e che comunque vi possa aiutare. Vi ho spiegato qualcosa in più anche stavolta su PlayStation 2. Io ragazzi, anche per questa volta vi saluto, è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!